10 modi per indossare un dolce vita. Ciao a tutte e bentornate in un nuovo video. Buon anno! Sono felicissima di essere tornata dopo un breve periodo di pausa. Oggi parleremo di dolce vita. Il dolce vita è una maglia dotata di collo alto, spesso risvoltata, aderente al collo dell'indossatore. La differenza tra dolce vita e lupetto è che il dolce vita di solito si può appunto risvoltare, mentre il lupetto rimane liscio e arriva all'incirca a metà del collo. Come tanti dei capi che indossiamo oggi, inizialmente il dolce vita veniva indossato solo dagli uomini. Con l'arrivo poi del femminismo, il dolce vita ha spopolato negli armadi delle donne. Scusate, ma mi continua a cadere il microfono. In questo video vi mostrerò 10 modi carini e chic per indossarlo. Seguitelo, mi raccomando, fino alla fine, ma prima di cominciare, se vi va, fate pollice in su e iscrivetevi al canale così non perderete i video futuri. Il dolce vita è un vero essenziale per la stagione invernale, ma anche, secondo me, per la stagione primaverile e autunnale. La prima opzione che vi propongo è decisamente invernale. E mi piace avere un dolce vita indossato così in maniera semplice, da solo, perfetto per un look informale, magari abbinato ad un paio di jeans. La versatilità di questo capo è incredibile. Infatti, un'altra tipologia di collo alto, ad esempio un lupetto, magari dalla maglia più fine, un lupetto aderente, oppure anche un semplice dolce vita aderente, sono perfetti per andare a lavoro. Chi lavora in ufficio, ad esempio, e sente freddo, per esempio come me, può abbinarlo, magari di un colore scuro, ad una gonna a tubino, magari infilato dentro oppure lasciato anche fuori. Ma meglio ancora, abbinato a un paio di pantaloni taglio uomo. Per un pomeriggio informale, magari tra amici, può essere abbinato ad una gonna a trapezio. Possiamo poi decidere se dare un tocco formale o più informale al look abbinando il tipo di scarpe. Per una serata romantica potreste abbinare un collo alto aderente, magari di maglia sottile, abbinato ad una gonna a tubino oppure anche ad una gonna corta. Non per forza il collo alto deve essere monocolore, può anche avere una stampa particolare. Il dolce vita è perfetto per creare look a strati, magari abbinato ad un gilet dalle linee pulite. È perfetto soprattutto per chi vuole nascondere qualche chiletto. Ovviamente, ragazze, come non abbinarlo ad una bella giacca o a un blazer? Guardate che effetto meraviglioso! Queste linee pulite, ecco, credo che sia davvero bellissimo. Se vi sentite troppo seriose, potete sempre giocare, smorzare il look con degli accessori o delle acconciature alla moda. Sotto un vestito, soprattutto d'inverno quando fa freddo, ma anche nelle mezze stagioni, dei lupetti magari in cotone, sottili, abbinati ad una bella giacca in denim oppure di pelle. Rimaniamo sulla giacca di pelle, guardate com'è bello. Ecco, io credo che il dolce vita sia davvero l'ideale per le giacche di pelle, oppure comunque le giacche in generale. L'abbinamento dolce vita-giacca è sicuramente vincente. Ovviamente è perfetto anche sotto un cardigan. Qui dobbiamo un po' stare attenti a che tipo di cardigan scegliamo, perché è un attimo a cadere nel noioso. E dulcis in fundo, ragazze, arriviamo al mio abbinamento preferito, il dolce vita sotto un bel cappotto. Il dolce vita è perfetto per evitare l'odiatissima sciarpa. Personalmente preferisco i foulard, le sciarpe invernali mi danno fastidio, le sento ingombranti e quindi anche solo l'idea di uscire con un bel dolce vita, un bel cappotto sopra, bellissimo con tutti i modelli di cappotti, dal monopetto, doppio petto, Chesterfield, Caban, insomma si tratta di un capo che valorizza al massimo la nostra giacca. E voi ragazze, come amate abbinare il dolce vita? Ma soprattutto amate il dolce vita? Conosco diverse donne che proprio non riescono a indossarlo. Fatemelo sapere qui sotto nella sezione commenti. A questo punto io vi ringrazio per aver guardato il video fino a qui e vi rimando al prossimo video. Ciao!